tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Questo video è nuovo e particolare per il semplice fatto che si tratta di un Get Ready With Me, ovvero un Mi Preparo Con Voi, dove mentre mi preparo vi parlerò un po' della mia esperienza al Cosmo Prof. Allora, è la prima volta che giro questo tipo di video, quindi abbiate pietà. Infatti sono anche struccata e sono un po' imbarazzata perché è la prima volta che mi vedete struccata in un video. Comunque, vabbè, abbiate pietà se magari in alcuni spezzoni di video non parlerò, però sarà un po' difficile perché appunto parlandovi della mia esperienza al Cosmo Prof ho tantissime cose da dirvi, tantissimi consigli da darvi visto la mia esperienza e quindi sarà un po' difficile che io non parli. Allora, io intanto mi inizio a truccare. Non vi starò qua ad elencare tutti i prodotti che utilizzo perché sono dei semplicissimi prodotti che utilizzo tutti i giorni e poi se no ci starebbe fino a domani. Allora, la mia esperienza al Cosmo Prof è stata meravigliosamente bella. Mi sono divertita un sacco. Ho conosciuto tantissime persone con le quali parlavo virtualmente, infatti sono contentissima, non potete capire la mia felicità avendole incontrate. Allora, come sapete, chi ha già visto lo scorso video, il video precedente, sa che io ho avuto la possibilità di andare al Cosmo Prof grazie al corso di estetica che c'è dentro la mia scuola. Queste ragazze andavano e quindi mi sono aggregata a loro. Ci siamo trovate verso le 6 e un quarto alla stazione e siamo partite verso le 7. Allora, il viaggio è durato tantissimo perché per entrare a Bologna Fiere ci è voluto un sacco di tempo. Infatti, siamo arrivati là che erano le 10 passate, quindi contate quasi 4 ore, e è stato un po' pesantuccio, diciamo, però dall'euforia di andare là, diciamo, non le ho neanche sentite. Una volta arrivate là, il pullman è stato così gentile da lasciarci, diciamo, davanti proprio all'entrata del Cosmo Prof. I professori sono andati, diciamo, a fare i biglietti e ci è voluto veramente pochissimo tempo, saranno stati 10 minuti di attesa e poi una volta consegnateci i biglietti siamo subito entrate. Anche ai tornelli non ci siamo stati tantissimo. Una volta entrata ai tornelli ho incontrato subito alla prima botta, diciamo, Antonio Sorvillo. Io lo adoro, adoro tutti i trucchi che fa, infatti era anche truccato da zombie, vi allego anche una foto qua. Ci siamo fatte questa foto e poi io sono entrata proprio direttamente al Cosmo Prof. Io ero assieme a delle mie amiche che hanno voluto anche loro accompagnarmi. Ero insieme a delle mie amiche e la prima cosa che ci è scappata da dire appena siamo entrate è proprio: e adesso cosa facciamo? Adesso cosa facciamo? Perché non essendoci mai state, ci siamo ritrovate un po' con le mani in mano a dire: e adesso dove andiamo? Cosa facciamo? Cosa andiamo a vedere? Nonostante io mi fossi scritta su un foglio tutti gli stand che volevo andare a vedere e essendomi stampata la cartina, è stato comunque una tragedia trovare tutti gli stand che volevo andare a trovare. Quindi il primo consiglio che vi do sicuramente è quello di andarci preparate o andarci addirittura assieme ad una ragazza che c'è già stata, altrimenti vi ritroverete in un labirinto di padiglioni e stand che voi non sapete neanche da dove rigirarvi. Camminando per questi padiglioni, che non trovavamo la NYX perché volevamo subito catapultarci da NYX e Makeup Forever, mentre giravamo gli stand mi è apparsa davanti Miss Creamy Creamy. Miss Creamy Creamy che è stata così carina che ovviamente io l'ho fermata, è stata così carina che mi ha fatto conoscere anche le sue due tutor, diciamo quelle che gli stavano dietro e è stata così carina anche perché ha voluto il mio biglietto da visita. Stava vedendo, diciamo, che io stavo consegnando alle aziende i biglietti da visita, è stata così carina a dirmi: dammene una anche a me. E io sono stata così contenta che
ero, diciamo, tantissimo imbarazzata e gliel'ho consegnato. Una volta che ci siamo salutate e abbiamo fatto la foto, ho continuato il mio percorso negli stand. Sono capitata proprio così, non me lo aspettavo neanche di trovarlo lì, allo stand della NYX dove ho acquistato un po' di cose, diciamo, un po' tante, e dove non ho fatto nessuna fila, sono proprio entrata direttamente senza nessun problema, e dove ho incontrato anche Giorgia di The Alternative Makeup, anche lei carinissima. Ci siamo fermate un po' a parlare, e poi dall'euforia, diciamo, di tutte e due che eravamo lì, abbiamo acquistato, abbiamo, diciamo, pagato. E non ci siamo salutate per poi darci magari anche un appuntamento. Ho pagato alla NYX, il primo giorno non ho trovato nessun intralcio, sono proprio entrata direttamente negli stand, così anche a Makeup Forever, che è stata la seconda tappa dopo la NYX. Da Makeup Forever abbiamo incontrato, diciamo, le makeup artist, ci consigliavano e siccome io volevo il fondotinta HD, è stata così carina da spiegarmi, diciamo, la texture che aveva questo fondotinta e quale mi sarebbe stato meglio. Mi è cascato un pennello. E quale mi sarebbe stato meglio. Per quanto riguarda la fila, appunto, non ho fatto nessun tipo di fila perché sono entrata direttamente, ma in compenso c'è stata la fila nel pagare. Perché il ragazzo che era alla cassa era lentissimo. Sto cercando un pennello che non trovo, eccolo. Il ragazzo che era alla cassa è lentissimo, quindi sarò stata tipo 20 minuti ferma alla cassa. E mentre ero da Makeup Forever mi ha chiamata Otta Makeup al telefono. Mi aveva detto, diciamo, di incontrarci verso l'ora di pranzo nello stand dove si ritrovano quasi tutti gli youtuber a Bologna, insomma, alla fiera. Io ho accettato, ovviamente, perché mi faceva un sacco piacere rivederla. E quando sono uscita da Makeup Forever, che era già l'ora di andare a pranzo, passando negli stand, sono capitata nello stand 29, fra lo stand 29, insomma, non mi ricordo, e l'ho proprio incontrata lì che stava prendendo da mangiare insieme a Giorgia, sempre di Alternative Makeup, e assieme a dei ragazzi, dei suoi amici. Ci siamo fermati lì a mangiare tutti insieme. Io mi ero portata il pranzo a sacco. E un'altra cosa, un altro consiglio che voglio dirvi è sicuramente quello di portarvi il pranzo da casa perché costa tantissimo il cibo in fiera. E quindi io, portandomi il pranzo da casa, mi sono messa lì e ho cominciato a mangiare. Avevo una fame, non vi dico neanche come. Abbiamo un po' parlato tutti assieme e poi, una volta che avevamo tutti mangiato, volevamo dirigere verso BB Cream Italia. Nella strada per andare da BB Cream Italia ho incontrato allo stand di L.A. Splash Queen Bee e Gloria. Sono stata felicissima di aver rincontrato Giulia perché l'avevo già conosciuta a un incontro qua a Livorno. Sono stata così contenta che lei è stata così gentile che mi ha fatto conoscere anche Gloria. Io allora ho consegnato dei disegni che aveva fatto la mia sorellina per loro e sono state veramente gentilissime. Hanno apprezzato tantissimo il gesto e il giorno dopo mi hanno ringraziata anche tramite telefono. E dopo essermi fatta la foto assieme, dopo aver scambiato qualche parola, ho voluto acquistare da L.A. Splash perché ancora non avevo acquistato niente. Ho acquistato da L.A. Splash e sono stati anche gentilissimi perché, avendo consegnato il biglietto da visita, mi hanno fatto scegliere due prodotti gratis, anche se io poi ne ho acquistati altri a mie spese. Dopo aver acquistato, siamo andate, ci siamo dirette verso BB Cream Italia, che era nel padiglione 34. Mentre si stava montando sulle scale mobili, perché BB Cream Italia era al secondo piano, abbiamo incontrato Antonio Servillo di nuovo.
Antonio Sorvillo, con il quale diciamo Otta ha stretto una bella amicizia, quindi ci siamo fermati tutti a parlare, tutti assieme del più e del meno, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo scambiato un sacco di opinioni, un sacco di consigli e tante risate tutti assieme. E tra l'altro assieme a lui c'era una ragazza del quale mi sfugge il nome, tesoro, perdonami, che mi ha chiesto se potevamo fare una foto assieme perché mi seguiva qua su YouTube. Sono stata contentissima, non potete capire la mia contentezza di quando me l'ha chiesto, veramente mi riempie il cuore di gioia. E vi allego una foto qua se non mi dimentico. Dopo aver parlato un po' tutti assieme, siamo andati da BB Cream Italia, abbiamo acquistato tantissime cosine, poi siamo passati, aiuto, mi sono sporcata. Siamo passati anche da Stargazer, dove ho acquistato altre cose. Dopo Stargazer siamo andati da Inglot, dove ancora abbiamo acquistato. Io ho acquistato tantissime cose, ragazze. Non so se prima di questo video vedrete anche il video haul, oppure lo vedrete dopo, non lo so, ora vedrò, ma non vedo l'ora di mostrarvi tutto perché ho preso tante cose interessanti. Una volta che avevamo fatto tutti quei po' di acquisti, come si dice a Livorno, ho dovuto salutarle perché appunto avevo il pullman alle 5 e erano già le 4 passate e dovevamo anche andare a fare pipì prima di partire perché altrimenti ce la saremmo fatta addosso in pullman. Mentre stavo venendo via, mi arriva un messaggio da Patrizia, da My Perfect Imperfection, che mi diceva dov'ero e se avremmo avuto la possibilità di poterci incontrare almeno quei pochi secondi. Io ovviamente, dovendo andare via, le ho detto: guarda, facciamo una cosa, siccome io mi devo trovare a questa entrata, se vuoi raggiungimi lì e ti aspetto magari quei pochi minutini così ci salutiamo. Il fatto è che io non sapevo più dove tornare, non mi ricordavo più, assieme alle mie amiche ovviamente, a che ingresso eravamo entrate, perché essendo la prima volta che andavamo lì c'era un po' difficile guardare la cartina con tutti gli ingressi che c'erano. Noi eravamo entrati dall'ingresso costituzionale e io avevo scritto a Patrizia di aspettarmi all'ingresso nord, quindi le ho fatto fare un sacco di giri, poverina, ma lei muovendosi bene dentro la fiera in tre balletti era già all'ingresso costituzionale. Lei non poteva uscire dai tornelli ovviamente, però ce l'abbiamo fatta a incontrarci, quindi abbiamo scambiato proprio pochissime pochissime chiacchiere perché il pullman mi stava aspettando. Ci siamo scattate una foto e poi sono andata via. Sono andata via, nel viaggio di ritorno ho dormito come una sfondata perché mi ero svegliata anche presto. Sono tornata a casa e mi sono accorta che nonostante i tantissimi soldi che avevo speso, non avevo preso quasi niente. Cioè, avevo preso quelle cose minime, indispensabili, che mi piacevano, che volevo acquistare da un po'. Mi ero accorta di avere speso tanto, ma nel frattempo non aver preso quasi niente, di essermi dimenticata quasi la metà della roba che io mi ero scritta sul fogliettino. Quindi, cosa ho fatto? Non contenta della mia giornata al Cosmoprof, diciamo da una parte, ho voluto contattare delle ragazze che sapevano che ci sarebbero andate anche di lunedì, quindi mi sono messa in contatto con queste ragazze e ho deciso dunque di ritornarci anche lunedì. Ho fatto tutto all'ultimo minuto perché tutto ciò l'ho deciso la domenica e il giorno dopo dovevo partire, appunto. Ho preso il biglietto online, l'ho pagato tra l'altro anche questo pochissimo perché non ho superato le 20 euro in quanto avevo un codice sconto. E poi niente, la mattina dopo sono partita assieme a queste ragazze. Ragazzi, se sentite la seggiola scricchiolare non è un problema mio, ma il problema è della seggiola che è vecchissima e ogni movimento che faccio scricchiola. Siamo partite in macchina.
ci siamo dirette verso il Cosmoprof. Arrivate là, abbiamo parcheggiato la macchina al parcheggio Michelino, che vi consiglio tantissimo. Vi consiglio tantissimo perché è vicinissima alla fiera, cioè non sono neanche 2 minuti di tempo, diciamo, per arrivarci. Nonostante però costi ben 20 euro, ma se siete tipo in macchina, avete fatto una macchinata con le vostre amiche, vi potete dividere benissimo il prezzo. Siamo entrate dall'ingresso nord, questa volta dall'ingresso nord era incasinatissimo, c'erano un sacco di persone che entravano e devo dire la verità che per quanto riguarda l'ammasso di gente, le troppe persone che c'erano, mi sono trovata meglio venerdì. Ho girato meglio tutti gli stand e non ho fatto file, non ho fatto niente, quindi vi consiglio vivamente di andarci il venerdì e non i giorni del weekend, perché veramente entrerete in un labirinto e non ci uscirete più. Una volta entrate, avendo fatto un sacco di fila anche ai tornelli, una volta entrate siamo andate al padiglione 36, il padiglione delle unghie, perché le mie amiche erano più interessate a visitare quel padiglione. Io le ho accompagnate, ovviamente. Essendoci andata la seconda volta, mi sono trovata molto meglio con la cartina, diciamo, mi orientavo molto 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 meglio. E io penso sia lo stand più affollato di tutti, ma aiutatemi a dire come, non si passava neanche per vedere un determinato gel. Il secondo giorno, io diciamo il lunedì, mi sono incentrata più sul passare, diciamo, dalle aziende che davano omaggi. Sono venuta a sapere che alcune aziende davano degli omaggi e quindi sono voluta passare principalmente da quelle. Mentre le mie amiche erano avrei finito di truccarmi, ma intanto vi racconto comunque. Le mie amiche erano più incentrate appunto sul padiglione delle unghie, quindi sono state maggiormente lì. E mentre erano, diciamo, a girare in questi padiglioni, in questi stand, io sono voluta andare a fare la fila da NYX, perché c'era una fila che non finiva più in quanto c'era l'incontro con Mr. Daniel, il quale non sono riuscita proprio a vederlo minimamente. In coda allo stand per entrare da NYX ho incontrato una mia carinissima amica, collega, diciamo, più stretta. Abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci sentiamo giornalmente e lei era a fare la fila allo stand della NYX, quindi ho voluto, diciamo, raggiungerla. Ci siamo incontrate, ci siamo scattate foto, abbiamo parlato un sacco, ci siamo trovate insieme benissimo. Lei si chiama Valentina di Vale Makeup, vi lascio la foto qua. E davvero a me fa un sacco piacere incontrare queste ragazze con le quali io mi ci sento giornalmente, con le quali non ho la possibilità di incontrarle giornalmente perché appunto siamo di città diverse, ma una volta che ci incontriamo è come se conoscessimo già tutto di noi, e per me è un'emozione unica, come quando andai a Genova da Ilaria, che è i make-up proprio stetti proprio bene. Sentivo che nonostante fossimo lontane, eravamo comunque tanto vicine. Niente, sono riandata alla NYX, lì sono stata tipo quanto in fila? Ci sarò stata un quarto d'ora per poter entrare nello stand della NYX e ho acquistato altre cose, nonostante diciamo che non c'era quasi più niente da acquistare nello stand perché era quasi tutto finito, o meglio, le cose che volevo io erano già finite. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Una volta uscite dalle NYX, siamo andate un po' a visitare altri stand, tipo Montagne Younes, se non mi sbaglio si chiama così. Poi siamo passate anche da LA Splash, che purtroppo aveva chiuso, da Jeffree Star, che vendeva dopo le 5. E insomma, siamo passati un po' in alcuni stand e poi io sono ritornata dalle mie amiche. Abbiamo fatto altri giri, appunto io ho fatto giri dalle aziende che sapevo che davano degli omaggi per le blogger.
Vedrete tutto ovviamente in un altro video se non l'ho già caricato prima di questo. Dopo che abbiamo fatto questo giro, sono tornata a casa. Siamo partite verso le 4:30, quindi non ci sono stata tantissimo il lunedì, ma comunque sono state ore che mi sono bastate per visitare gli stand che volevo andare a visitare. I consigli che mi sento di darvi: ovviamente è stata una bellissima esperienza. Il Cosmoprof è una fiera bellissima, fantastica, ma nonostante sia bellissima e fantastica è molto 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 dispersivo. È dispersivo e io sono state più le volte che mi sono persa che i minuti, diciamo, davanti a uno stand che mi interessava. Non riuscivo più a trovare la via d'uscita, proprio minimamente non riuscivo proprio a... Il secondo giorno ovviamente è stato molto meglio, perché essendoci stata già il venerdì, diciamo, sapevo già cosa mi aspettava al Cosmoprof, mentre il primo giorno, appunto, essendo la prima volta con delle ragazze che non c'erano anche loro mai state, quindi è stato più difficile regolarci con i padiglioni e con gli stand. Comunque sia, sono state delle bellissime giornate, ho incontrato un sacco di persone che volevo incontrare, ho comprato tantissime cose, ho speso i miei soldi nel miglior modo possibile, proprio me la sono goduta appieno e è un'esperienza che consiglio a tutte e che ovviamente io rifarò ogni anno. I consigli che vi do sono semplici e proprio più banali: andate lì già con l'idea di cosa comprare e di che stand visitare, perché una volta che sei lì davanti allo stand, come è capitato a me, fai: e adesso cosa acquisto? C'è un casino di gente che ti dà botte su botte, borsate, quindi te devi andare lì già con la consapevolezza di sapere che trovi queste persone maleducate e devi andare lì già con una lista scritta di quello che vuoi acquistare, altrimenti perdi tantissimo tempo. Poi altra cosa è quella di stamparvi la cartina, anche se non vi sarà di tantissimo aiuto, ma comunque voi stampatevela al meglio. Altro consiglio è quello di portarvi il pranzo al sacco, perché appunto vi levano, vi spolpano un pochino per i prezzi del mangiare. Avete la possibilità di andarci con ragazze che ci sono già state, andate, così vi troverete meglio. E per quanto riguarda, diciamo, il fatto del trolley, della borsa, non saprei. Io ad esempio ho portato una borsa a spalla da spesa e mi sono trovata bene, non ho avuto nessun peso dietro, diciamo, che mi rompiva. Il giacchettino, io vi consiglio comunque di andarci con un giacchettino leggero nei prossimi anni, perché gli sbalzi di temperatura sì, sono molto alti dagli stand al fuori, ma comunque meno pesanti ci andate, meglio è. Spero che questo video vi abbia fatto un po' piacere. Ora io inizierò a girare un altro video, forse quello degli acquisti del Cosmoprof. Questa è stata la mia esperienza, la consiglio vivamente a tutte, come vi ho già detto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!